veneziana. Tre popoli vivono sulle sponde del lago di Prespa e sono tutti impegnati a preservare la bellezza di questo parco dove oltre 200 specie di volatili convivono ignorando i confini imposti dall'uomo. Un parco transnazionale che è un esempio di cooperazione e sviluppo locale. La catena dei Balcani nasconde mille gioielli spesso sconosciuti, come il lago di Prespa, uno dei più grandi di tutta la regione, che ha cominciato a raccontare la sua storia, iniziata nel Neolitico. La strada per i laghi è lunga e sembra non finire mai. Da Tirana si inerpica sempre più in alto, fra monti e valli, verso sud-est, là dove iniziano Grecia e Macedonia. L'aria è sempre più fresca, il paesaggio diviene deserto. A Prespa siamo a 850 metri sul livello del mare. Si vedono solo le montagne, alte più di 2000 metri, che nascondono una sorpresa. Il lago di Prespa ha lo stesso colore del mare. E del mare ha gli stessi contorni indefiniti. Un microcosmo fuori dal tempo e dallo spazio che dilaga oltre i confini di Grecia e Albania. Quello di Prespa è un parco naturale transnazionale dove solo il lago Maggiore si estende per 273 km quadrati con una profondità di 54 metri. Il lago Piccolo, che è quasi interamente in territorio greco, ha una superficie di 48 km quadrati. Riconosciuto luogo di importanza internazionale in base alla Convenzione di Ramsar per la biodiversità, il parco ospita 1500 specie diverse di piante, fra cui 19 endemiche, 12 specie indigene di pesci. Gli uccelli invece sono di 270 specie, fra le quali in particolare gli indigeni come il pellicano dalmata e il cormorano pigmeo. Ma come si gestisce un parco naturale che si estende in tre stati diversi? I tre comuni sul lago di Prespa, assieme al nostro parco nazionale e quelli degli altri stati, hanno fatto un accordo per una corretta manutenzione del lago. Dei 6.000 abitanti dell'area, la maggioranza è di etnia macedone. Il regime comunista aveva cancellato ogni identità locale che solo ora comincia a riemergere. Ora si attende che l'UNESCO riconosca Prespa come riserva internazionale per la biosfera, sperando che questo faccia decollare anche il parco albanese. L'anno prossimo ci aspettiamo di ricevere questo riconoscimento e con questo status crediamo che tutta questa regione, l'area di Prespa, insieme a quella di Ohrid, saranno segnalate sulla mappa europea internazionale e che questo susciti l'interesse degli scienziati e dei turisti. Ma al di là dei suoi pregi naturalistici, il parco di Prespa cela un prezioso tesoro archeologico che ha cominciato a raccontare la sua storia millenaria. 7.000 anni prima di Cristo, questo lago fu uno dei centri della comunità umana in fuga dall'avanzare dei ghiacci. Io penso che questo è il più grande complesso neolitico in Europa. Ha una superficie di 7-8 ettari. L'Albania era un rifugio, diciamo, durante l'epoca glaziale. Di là ha cominciato la vita di andare fino alla Svezia dopo il Neolitico. Gli scavi effettuati da una missione archeologica franco-albanese stanno portando alla luce un grande insediamento con tombe, abitazioni e vari tipi di costruzioni. Recentemente sono stati riconosciuti come risalenti al Neolitico anche una serie di graffiti sulla scogliera dell'isola. Archeologi tedeschi hanno invece scoperto sott'acqua i resti di un villaggio risalente al periodo del bronzo. Molti dei reperti sono per il momento raccolti in una sala di questa scuola elementare, ma si spera che presto possano dare vita ad un museo della preistoria del parco. Prespa è dunque un patrimonio della storia della civiltà del Mediterraneo, raccoglie le testimonianze di un passaggio cruciale del suo sviluppo. Ma a chi va attribuito? Ai greci, ai macedoni, agli albanesi, alla cultura bizantina, che lo ha segnato con decine di chiese fin dall'anno 1000? Il Bisanzio per me è come Commonwealth, un impero immenso, che ci sono gli albanesi, i greci, anche altri popoli.
anche l'imperatoria romana, erano 16 imperatori illirici, o anche in questa bizantina. I più famosi erano Anastasio e Giustiniano, e ambedue sono albanesi. Allora noi siamo stati parte di questo Commonwealth. È l'ora del tramonto e noi restituiamo la loro pace a uccelli, pesci e pescatori. Questo paradiso nascosto fra gli alti monti dei Balcani ci ha raccontato molte storie. Per esempio, Prespa è anche un'oasi di pace. In questa comunità, dove la legge è amministrata da un solo poliziotto, nell'ultimo secolo non si è registrato un solo fatto di sangue interetnico. Guardate questa icona conservata nel museo di Beratta in Albania. Mostra una vergine bizantina ritratta in mezzo a due moschee. Il nostro Mediterraneo è abitato da tanti popoli, ma la civiltà a cui hanno dato vita è una sola e appartiene a tutti.